Le migliori immagini di gara 2 del campionato italiano sport prototipi da Imola, con la partenza Giacomo Pollini che dalla pole non parte benissimo e vede già Davide Uboldi andare all'attacco prima di Matteo e poi dello stesso Blanco, col primo contatto qui di Uboldi che fa una sportellata e si prende di prepotenza la prima posizione. Pollini che rischia anche il contatto con Lazzaroni, i due finiscono lunghi con il leader della classifica che deve sfilare alle spalle anche del cugino Matteo, bravissimo invece Maschio nel recuperare terreno. Gli Helberg invece sono protagonisti in negativo in questa occasione, prima con un testacoda e poi con un contatto che mette Garisto fuori dalla corsa alla ribazza, la neutralizzazione della corsa necessaria, ma alla ripartenza il tentativo di attacco di Giacomo Pollini ai danni di Davide Uboldi che va a segno, ed è qui che il pilota leader della corsa prende la leadership della corsa, ma un problema all'acceleratore lo costringerà a dover alzare il piede ed in ripartenza c'è poi il contatto con Matteo Pollini e Davide Uboldi che mette in ghiaia Pollini. Giacomo invece supera Maschio e si prende la leadership della corsa al via. Uboldi va a riprendere la posizione su Maschio, la seconda che permette ad Uboldi di riprendere il contatto con Pollini, ma Giacomino a pista libera allunga ad oltre 3 secondi il proprio vantaggio. Maschio qui che aveva nelle sue mani il podio grazie anche alla penalizzazione di Lazzaroni di 5 secondi finisce in testa contro l'uscita dell'acqua e minerali e vede transitare proprio Salvaggio e Lazzaroni nella lotta per il terzo gradino del podio. Spadaro finisce in testa coda e di fatto chiama l'ultima safety car per la neutralizzazione della corsa che finisce in regime di bandiera gialla con Giacomo Pollini che vince allungamente la classifica davanti a Davide Uboldi e con Lazzaroni che transita in terza posizione sulla linea del traguardo.